cucina, ristorazione, sei talenti, sei maestri, accademia.com, ragazzi. Spaccate di clic questo link e andateci subito! Na 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 na. Dragon Ball. Ragazzi, è uscito un gioco hype, pam, alle stelle. È uscito il nuovo Dragon Ball Z Kakarot e noi lo celebriamo a modo nostro. Cuciniamo la prima ricetta che si è fatto Goku quando c'aveva veramente fame: pesce arrosto. Ma sì, che bella idea! Oggi mangerò pesce arrosto. Dunque, raga, intanto qua sembra un po' di tornare nella vecchia cameretta. Ci sono un po' di fumetti, un po' di cose che mi appartengono. E per celebrare Goku, l'anno scorso è uscita la saga Full Color, tantissima roba, raga. È la riedizione del fumetto originale, totalmente a colori, con una carta bella, bella pesante. Le illustrazioni sono fatte bene e colorate molto bene, quindi se siete dei fan come me, non avrete rinunciato ad acquistarla. Già nelle prime pagine, il buon vecchio Goku, quando ancora abitava nella casa del nonno, perché il nonno già non c'era più, andava in giro, si tagliava la legna, a un certo punto... C'è una fame, il nostro amico Goku mangiava parecchio, E quindi il suo primo piatto, che si vede nella serie, è questo pesciolone. Oh, ma certo, sarà una squisita scimmietta! Che si va a pescare direttamente al lago con la sua codina, se lo tira su. Ah, ora accendo un bel fuocherello e me lo pappo tutto! Io volevo farla a modo mio, super facile. Vedete che ho qua un fernelletto da campeggio perché voglio riprodurre la cottura alla fiamma e poi ce lo finiamo in forno. Super easy. Partiamo? Ciccione, smettiamola di lottare! Allora, ricetta, pesce. Dobbiamo fare due operazioni molto semplici. Portiamo via il nostro Gohan che ci impalla la camera, però lo mettiamo qua vicino a noi. Ragazzi, i nostri personaggi oggi ci daranno la forza! Pesce, da squamare un pochino perché siccome vogliamo mangiarlo con la pelle, gli dobbiamo tirar via le squame. È un'operazione che potete farvi fare anche dal pescivendolo, farla a casa è anche molto semplice, solo fate parecchio bordello in giro come sto facendo io adesso perché tutte le squame saltano, quindi la cosa migliore è spostarsi sul lavandino e col dorso del coltello tirare via le squame. Alla velocità del Kaioken abbiamo pulito il pesce, squamato, mi sciacquo il coltello anche. Visto che dobbiamo fare un pesce arrostito sul fuoco, dobbiamo anche secondo me facilitare un pochino la cottura, quindi andrei a fare delle piccole incisioni sulla polpa del pesce, dalla parte della pelle ovviamente. Se devi cuocere su un fuoco, l'unico modo per farlo è tipo spiedo, quindi dobbiamo steccarci questo pesciolino. Partiamo dal centro, dobbiamo sempre far convergere tutti gli spiedi verso il centro perché devono un po' sostenere il peso del pesce. Voilà! Allora, ben spiedato, on fire! Accendiamo il nostro fornello da campeggio, fuoco a cannone. L'obiettivo adesso qual è? Dagli una bella sbruciata proprio, L'ideale sarebbe avere degli spiedi in acciaio per fare questo lavoro, Però anche quelli non li ho trovati. Si è già colorito bene all'esterno, secondo me il sentore sbruciacchie ce l'abbiamo già quasi, Kakarotto, te lo vorresti mangiare sto pesce qua, Voilà, mi si sta rompendo gli spiedi. Lo spiedo si è rotto con il calore. Proprio perché non abbiamo i nostri spiedoni in acciaio, voglio dargli ancora una bottarella. Facciamogli bruciare bene la coda. C'è un buon profumo di pesce, ma secondo me, sai che un pesce così piccolo potresti quasi quasi cuocerlo interamente qua con gli spiedi in acciaio magari. Teglia, appoggiamo in carta forno, super facile. Qualche erbetta aromatica che Goku mi sa che non ha messo anche qua, però dai, passato un po' di tempo, due erbette aromatiche ce le concediamo. Classico pesce con le erbe aromatiche dentro la pancia, Avevo qua della maggiorana, del rosmarino, uno spicchiettino d'aglio, anche due. Questo pesce starà poco in forno, non avrà il tempo di assorbire tantissimo gli odori, però un pochettino di insaporimento glielo diamo. Lo pennello in superficie con un po' d'olio, così lo lucidiamo anche un po'. Voilà, molto fragile adesso il pesce, bisogna stare un po' attenti. Un po' di sale in superficie, in forno 180-190 gradi, 5 minuti. Nel frattempo cosa facciamo? Sempre per celebrare la scuola,
della tartaruga e il maestro Muten, fondatore della scuola della tartaruga in cui si sono allenati Goku e Krillin da piccoli, i primi allenamenti dove correvano in giro per l'isola spaccando legna, portando il latte sulla testa. Celebriamo anche la scuola della tartaruga con una salsa al nero di seppia da affiancare al nostro pesce e la dipingiamo sul piatto. Dragon Ball! Tra l'altro, raga, ci state giocando voi a Kakarot? Perché io me l'ho quasi dimenticato che fosse uscito. È uscito a fine gennaio, è già passato un mese, non l'ho ancora preso. Vale la pena? Perché stasera potrei già darci sotto pesante. Salsetta al nero di seppia. Se volessimo fare una salsa, dovremmo magari fare una base sul fuoco con un po' di scalogno per dargli un po' di carattere. Però io volevo farla un po' più semplice, raga. Quindi prendo del nero di seppia al naturel. Lo lavoro un pochettino col pennello e secondo me ha già di per sé la consistenza giusta. Alla fine è tipo un inchiostro il nero di seppia. Voglio fare il simbolo della tartaruga qua, che vabbè, ognuno lo sapete a memoria il simbolo della tartaruga, facile. Tipo una S così e poi due quadrati, due rettangoli e una riga in mezzo. Facciamo così, tac, 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 tac. Beh, perché così non sembra molto, sembra più tipo, presente la gondola che davanti c'ha quel coso lì? È lei. Venice Dragon Brew. Gondola Speedy! Riproviamo. Ci vorrebbe un pennello un po' più fine. È il gesto che conta nella vita, no? È peggio di prima sta roba! È vero, never give up Goku. Col dito. Questa me la sento bene, quindi a sto giro ce lo facciamo andare bene, direi. Ma siamo pronti. Tiriamo fuori il pesce, vediamo com'è venuto. Allora, vediamo un po'. Beh, è venuto bene, devo dire. Allora, gli tolgo le erbe aromatiche col retro della forchetta. Con i ferri del mestiere, sono due spatole da pasticceria, andiamo a raccogliere il nostro pesciolone e ad adagiarlo di fianco al simbolo di Muten Sensei. Pesce arrosto con simbolo del maestro Muten. Bella lì, assaggiamolo. Dragon, 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 Dragon Ball. Dragon Ball lo trasmettevano in Italia su Italia 1 ed era sempre alle 2 del pomeriggio. Mi ricordo che finivamo la scuola, suonava la campanella alle 2 meno 10, bam, iniziava la corsa matta, arrivavi a casa, giù lo zaino. Ciao mamma, no, Dragon Ball pieno. Semplice, diretto come Goku, senza troppi fronzoli. Abbiamo la pelle croccante bruciacchiata, si sente l'odore di bruciato, buonino, dai. In 2 minuti abbiamo fatto una bella ricetta. Come vedete, a me sta molto a cuore il tema geek, nerd, Dragon Ball, fumetti, anime, giochi. Io sono un grande appassionato, in particolare di Zelda, ma anche di Dragon Quest, un sacco di saghe. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video e volete vederne altri a tema videogiochi, anime, manga, siete nel posto giusto. Spaccate di like questo video e continuiamo a farne quanti ne volete. Io voglio sapere se anche voi siete dei veri fan di Dragon Ball e vi lascio con 2 domande per ora faciline. Come si chiamava il nonno di Goku e che cosa vuol dire il nome del nonno di Goku? Super facile, nel fumetto c'è. Alla prossima! Nuvola d'oro, vieni!